Grande Regas, rieccoci. Ragazzi, altro aggiornamento sulla mia Tesla Model 3 modello 2023. Ragazzi, ma poteva mancare il volante yoke sulla mia macchina? Direi proprio di no. Ebbene sì, io l'ho adocchiato subito. Dal primo giorno che sono andato in Tesla a vedere di acquistare l'auto, avevo visto che c'era un modello di vettura che lo montava di serie. Quindi me ne sono innamorato subito e ho fatto fuoco e fiamma per averlo. Tra un attimo ve lo mostro, ma c'è da dire un attimo qualcosina che io tra l'altro mi sono preso degli appunti, perché siamo in tanti e ognuno dice la sua. Quindi io, per quelli che si fanno delle domande, io ho qui la risposta per voi. Perché sono sicuro che in mezzo a voi magari c'è qualcuno che lo vuole acquistare, però dice: cavolo, ma sarà legale? È illegale? E l'assicurazione cosa dice? Da premettere che io ho già telefonato in Tesla e mi hanno detto: guarda, se è tutto funzionante ed è tutto al suo posto, direi che non c'è problema. Poi sapete benissimo che lì, quando chiamate, rispondono un operatore diverso in tutto il mondo. Però quella telefonata, voglio dire, mi è bastata per sapere ciò. E io ho tirato giù anche dei dati, no? Mi sono degli appunti più che altro. E sono qui a leggerveli perché, ripeto, qualcuno si farà queste domande. Legale o non legale? E l'assicurazione cosa dice? Paga in caso di incidente? Allora vi leggo quello che io ho scritto. È legale perché viene effettuato un cambio di volante con un altro con airbag. Sarebbe stato diverso se fosse stato un volante sportivo senza airbag. Quindi tu dici: ma c'è l'airbag, tu me lo togli e mi metti solo un volante. E lì vuol dire che non è legale, non sei a norma, quindi non va bene. Invece noi ne montiamo uno uguale identico, cambia solamente la forma, ma è uguale identico. Poi tra l'altro si tratta di un volante originale Tesla. Dopo vi faccio vedere tutti i suoi marchi e i suoi stampi sul volante. Quindi trattasi di un volante originale Tesla modello Yoke. Per quanto riguarda se l'assicurazione paga o meno, può dipendere dal montaggio. Se è stato fatto un montaggio corretto, e credo che nel mio caso effettuerò un montaggio con la chiave dinamometrica, direi che problemi non ne abbiamo, anche perché sappiamo benissimo che il volante è mantenuto da un bullone, quindi lo allentiamo, lo stringiamo con la chiave dinamometrica, direi che problemi non ce ne sono. Inseriamo l'airbag e torna tutto come prima, cambia solo la forma. Quindi sarebbe stato un problema se in caso di incidente la causa proviene dal volante. Esempio, che si è staccato, o che si è rotto, o che si è svitato la vite centrale, una brugola. Ma, come dicevo prima, se è stato montato correttamente e stretto con il suo serraggio giusto, direi che problemi zero, non ce ne sono. Quindi io adesso vi faccio vedere come e dove vado a staccare le batterie e poi dopo iniziamo a smontare il volante. Prima di iniziare il video vi voglio dire che, giustamente, come giusto che sia, che io penso sempre a voi, nelle descrizioni di questo video io vi lascio il link del venditore dove io ho acquistato. Il codice sconto è meccanico e avete il 15% su tutto. Su tutti i prodotti che trovate all'interno dello shop di questo venditore, Heinz Show, autopart.com, ma troverete tutto nelle descrizioni del video. Non vedo l'ora di mostrarvi il mio volante Yoke. E io ho scelto questo, addirittura ho scelto senza airbag. Sapete perché? Ci monto il mio, meglio di così. L'unica cosa che vado a tenere del mio volante, e poi capirete perché, sono i tasti. Quindi dicevo, questa è la confezione, classica confezione, quindi con tanto di protezione sopra e sotto, e voilà, questo è il mio fantastico volante Yoke.
Ma quanto è bella, ragazze! Ma è spettacolare! Ma guardate che lavoro! Ed è uguale, identico al mio. Cambia solo la forma. Poi il resto tutto uguale. Riscaldato. Ragazzi, ma che roba è? Ma che spettacolo è questo volante? Adesso andiamo a staccare subito le batterie e smontiamo l'airbag, che è facile smontare tutto, sia airbag, volante, e poi dobbiamo andare a smontare questa copertura qui per andare a mettere la nostra. Allora, prima cosa andiamo a spegnere il monitor. Ci sono tantissimi video che hanno smontato l'airbag senza spegnere monitor, senza staccare batterie, quindi per dirvi che poi ognuno fa come vuole. Vabbè, quindi sicurezza, spegnimento. Ok, primo passo andato. Il secondo passo è quello di andare a staccare la batteria che è qui sotto. Questo qui è talmente semplice: tira su sta copertura, basta mettere le mani sotto così che si stacca da solo. Guardate un po'. Quindi adesso noi andremo a staccare questo cavo, quest'altro qui, quindi seguendo qua ne abbiamo un altro qui, eccolo qua, questo connettore qui che la Model Y ce l'ha in quell'angolo lì, la Model 3 ce l'ha qui. Quindi staccheremo questi due e poi dopo andiamo a staccare anche quello sotto al sedile. Vediamo un po' se riesco con una mano, è che sapete che è tutto più difficile fare con una mano. Tireremo su questa linguetta verde. Allora, vediamo un po' se riesco così. Ecco qua. Quindi tutto su questa levettina verde, poi indietreggiare questa parte nera e in automatico si solleva da solo. Una volta fatta questa operazione, la mettiamo in parte e lasciamo lì. Scusate l'interruzione, ma ho dovuto un attimo chiudere perché avevo una telefonata. Eravamo rimasti che ci rimaneva da staccare questo connettore, quindi indietreggiare questa sicurezza così, ma dopo spingere qui sopra e staccare la spina. Mi raccomando, prima di fare tutte queste operazioni lasciate tutte le portiere aperte, perché altrimenti dopo non le aprite, ma le riaprite soltanto una volta che ricollegate tutto. Indietreggiare questa, spingere sopra qui e staccare, lasciare lì. Io ho sentito il tac sotto la macchina e lì sta a significare che adesso la macchina è quasi tutto staccato. Quindi vi ricordo che qui ci sono le porte aperte, ok? Ho già alzato il sedile da questa parte per mia comodità, quindi portiera aperta anche qui, è preferibile averle tutte aperte. Anche qui ho alzato il sedile, ok? Questa è la copertura che era qui, scusate ma sto facendo tutto con una mano, praticamente è posizionato qui, quindi tirando su questo, spostare la levettina qua sopra, la sicurezza, poi andare giù in fondo, è staccato, vabbè è staccato, adesso non viene su del tutto, ecco qua. Quindi anche questa spina è scollegata. A questo punto la macchina è completamente spenta, quindi possiamo andare a smontare l'airbag in sicurezza. Tutto spento. Per rimuovere l'airbag sotto al volante abbiamo due fori. Attenzione quando acquistate il vostro volante, perché può variare la posizione dei fori. Adesso vi faccio vedere tra un attimo. Per tirarlo via io utilizzo un classico cacciavite Torx e il diametro è di 4. Vi faccio vedere questo perché se magari qualcuno di voi non ha questo cacciavite,
ma ne ha un altro magari a taglio, sa benissimo che ci vuole un diametro da 4 per farla entrare nei forellini. Vi faccio capire di cosa si tratta per quanto riguarda i fori. Allora, il mio volante ha i fori per quanto riguarda lo stacco dell'airbag in questa posizione, uno qui e l'altro qui. C'è un altro modello di vettura che ce l'ha qua sotto qui. Quindi, se siete interessati al volante, specificare dove avete i fori. Ma tranquilli, perché anche se ve ne dimenticate, il venditore, molto bravo, sarà lui a chiedervi: fammi una foto, fammi capire dove hai i fori. Quindi, il cacciaviti che io ho preso entrerà proprio qui dentro qui, ok? Vi faccio vedere all'interno cosa andiamo a spingere, ok? Quando mi appoggio qua che forse è meglio, quando vado a infilare il cacciavite qui nel foro, ok, quindi dentro, da quest'altra parte andiamo a spingere questa linguetta, questa, ok. E una volta che spingiamo questa linguetta si stacca l'airbag, quindi cacciavite dentro, arriviamo in posizione contro questo lamirino e poi spingiamo dentro. E visto che mi trovo qua dentro a farvi vedere come si stacca, vi faccio anche notare la targhetta Tesla per farvi capire che è tutto originale. Quindi etichetta Tesla, in più anche qui dietro stampigliato, se notate, il marchio Tesla. Cacciavite in posizione. Vi dico ancora un'altra cosa per farvi capire meglio: quando infiliamo dentro il cacciavite, lasciate che sia lui a essere guidato, non guidatelo voi, e poi fate avanti e indietro e sentite il rumore della lamellina, vuol dire che ci siete contro. Quindi una volta che vi siete assicurati che siete contro, spingete, e quando spingiamo sale su l'airbag. Facilissimo, no? Idem anche da questa parte. Mettere in posizione, non spingere a casaccio, perché se non va vuol dire che non siete in posizione. Adesso che sono in posizione spingo fuori, anche qui. Più facile di così, ragazzi, non si può. Adesso devo posizionare il telefono perché ho bisogno di due mani qui. Una volta staccato l'airbag, qui dentro abbiamo una spinetta gialla da andare a staccare. Adesso io la stacco e vi faccio vedere cosa ho fatto. Abbiamo due linguette, una sopra e una sotto. Ok, perfetto. Le linguette sono proprio queste due. Scusate, ma mi piace farvi vedere. Le linguette sono queste, una e due. Quindi chiuderle contemporaneamente e poi estrarre fuori la spina. All'interno c'è rimasto soltanto il bullone centrale da andare a togliere. E una volta tirato via il bullone centrale, ovviamente di fianco c'è un'altra spinetta uguale identica a quella da andare a staccare, che viene via col volante. Adesso non riesco a farvela vedere, ma vi garantisco che c'è. Nel frattempo vi ho cambiato di posizione, secondo me lì si vede meglio. Scusate se non l'ho fatto prima. Allora, mi sono staccato anche l'altra spina, non vi siete persi niente, tanto è uguale identica all'altra, schiacciare e tirar fuori. 10 a brugola, io utilizzo una chiave del genere. Quindi, volante dritto, anche se abbiamo un punto obbligato sotto per andare a mettere anche l'altro, però la partenza è sempre volante dritto, ruote dritte. Allora, allentare il bullone, volante dritto, e quasi sicuramente il volante rimane attaccato sul piantone.
sbloccare il volante mentre c'è ancora il bullone avvitato. Vi spiego la motivazione. Perché se voi tirate via tutto il bullone, mentre questo è ancora inchiodato, quindi che non viene, può succedere che quando voi vi attaccate e tirate forte, potete stracciare qualcosa. Si stracciano i fili, si rompe l'aspiralato airbag e dopo piangete, perché è un danno irriparabile. Quindi, allentare il bullone, lasciare il bullone lì, magari fate due giri, vi fermate e poi vi attaccate sopra a muovere il volante. Ecco, volante sbloccato, ma io ero tranquillo perché c'ho il bullone. Adesso che ho visto che il volante si muove, posso svitare la vite centrale in tranquillità. Volante dritto e via. Questo è un trucco. Il bullone, come tutti, è presente già la Loctite sopra il filetto. Vi sconsiglio di lasciare tutto così, non ne mettete dell'altro. Ve lo sconsiglio. E voilà, il gioco è fatto. Adesso vi faccio vedere i punti che ci sono qua sopra e dentro al volante, così capirete che non si può neanche sbagliare a montare il volante. Quindi vi prendo. Allora, questa è l'attacca di posizione centrale, quindi sul piantone sterzo, e all'interno del volante a sua volta ce l'abbiamo anche lì, eccola là. Adesso arriva un altro tipo di lavoro, prendere tutto da questo volante e passarlo dall'altro. Mi sono appoggiato qui sul banco, ho messo qualche straccio sotto, vi faccio vedere la differenza che c'è dentro tra il mio e l'altro. Vedete che all'interno qui è fatto diverso perché manca questa parte qui, questa parte in plastica, e questo qui sarebbe proprio il clacson, quando voi pigiate il volante suonate, ok? Quindi questa parte in plastica qua, che fa questa forma qua, bisogna prenderla e passarla di là, ma bisogna anche andare a svitare tutto questo per metterlo di qua, semplicissimo. Qui mi sono già avvantaggiato, ho portato via già le viti, 1, 2, 3, 4, per tirare via questo. Ok, adesso non so se riesco con una mano, vado a fare dei danni, vabbè, no, vieni via, vieni via. Ecco qua, guardate, semplicissimo. Quindi pensate mo che io vado a togliere tutto questo, lo monto di là e abbiamo già fatto? Direi che è proprio spettacolare sta cosa qui. Quindi, però vi devo appoggiare. Vi devo appoggiare, ma prima di farlo vi faccio vedere questa plastica qui, questa qua che gira intorno, come si stacca. Praticamente sull'esterno, cioè sul retro, scusate, abbiamo questi cosini in plastica qua, guardate. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Spostandoli tutti così e mandarli in giù, quindi in teoria bisognerebbe spostare prima uno e poi l'altro, però vedo che quando spingo uno va giù tutto. Meglio. Quindi vado in avanti così, ecco. Li ho tirati via tutte e sei in tre colpi. Mamma mia, ma chi so? Olè! Notate che è già tutta la molla, eh? Già staccato. Andremo a staccare i cavettini per fare una cosa come si deve, anche se secondo me potrebbero anche rimanere lì. Voi sapete che io rimango tutto lì, perché in teoria, staccando questi cavi, vedete che c'è un fastum qui, uno qua e l'altro qui. Guardate, secondo me, se io lascio tutto così e mi vado a svitare le viti qua dietro, ok? Le quattro viti, viene via tutto con questo tutto attaccato. Voglio provare. Allora, partiamo da questo in alto con un cacciavite Torx da 25.
Abbiamo quattro vite così, tutte e quattro uguali. Ma stavo notando che adesso mi tocca mettere le viti di quel volante lì, perché qui nel mio volante ho delle viti autofilettate, mentre nell'altro volante ho delle viti col filetto, quindi M5 dovrebbe essere. Ma vi faccio vedere tutto tra un attimo. Allora, vado a prendermi le viti che mi sono rimaste qui attaccate, quindi 2, 3, e la quarta è qui. Mettiamo tutto lì in parte e adesso andiamo a staccare tutto intorno, quindi 1, 2, 3. Ok, vediamo un po' cosa succede. Allora, c'è quel filo collegato che sarebbe quello che abbiamo da questa parte. Quel filo collegato e dov'è? È proprio qua sotto. Proprio qua. Chissà se io riesco ad andare a svitare senza staccare tutto l'ambaradam qua sotto. Se no mi tocca andare a svitare tutto. Ci proviamo. Sapete che Vincenzino è matto, quindi considerando che questa spina è messa per così, sperando che sia tutto uguale, ma forse viene via, aspettate, questa viene via da qua dentro, uè, tutta testa ragazzi, ma che spettacolo, tutta testa. Cerchiamo di capire il verso per tirar via questo. Ecco, bisogna solo tirare. C'è qua dentro qui. Qui davanti c'è un piccolo foro quadrato. E qui c'è proprio il clip. Secondo me, tirando a modo, viene via. Ma quante ne so, ragazzi. Andiamo a confrontare le due spine. Quindi questa è messa per così. Quindi giriamo. Così. Ecco, spina uguale. Direi anche le colorazioni. Abbiamo tutto a posto, tutto secondo i piani. Queste sono le viti che vanno e che erano in quel volante, ok? Mentre le mie erano queste, ma non guardate la colorazione, guardate il filetto. Lo faccio vedere più da vicino. Guardate. Cambia proprio il filetto. Quindi attenzione anche a questo, che non mi andate a avvitare queste del vostro in quello lì. Se è diverso non va bene, rovinate tutto, quindi fate attenzione. Utilizzeremo le sue, che sono sempre di Torx 25. Lo so perché l'ho già svitate prima. Guardate, track. Ma che spettacolo ragazzi. Quindi mettiamo in pole position qui il nostro volante. Ma questo sappiamo che viene qui. Andiamo a collegare la spina che abbiamo staccato. Quindi facciamo passare qui, perché c'ha il suo punto obbligato. Mi raccomando, occhio ragazzi. Andiamo a prendere la posizione esatta, perché al contrario questa qui non riuscite a metterla. Quindi va proprio così. Sentite fare il clac. Si è sentito poco? Io l'ho sentito nelle mani. Il clac sta a significare che è tutto dentro ed è tutto perfetto. Bisogna solo chiudere. Quindi mettiamo in posizione e chiudiamo. Ok, io vedo che è tutto in posizione. Quindi i cavi sono sopra, le plastichine sono sotto. Le plastiche intendo di queste, dove andremo poi a mettere le quattro viti. Il cavo lo noto qua che è nella sua posizione, lo vedo anche da qua ed è proprio qua che io vado a inserire per primo. Lo spingo in giù, cosa ne pensate? E idem anche di qua, date sempre un'occhiata, assicuratevi che qua sopra qui calza tutto a pennello. Guardate questi 1, 2, 3, li vedete?
queste tre plastichine qua, 1, 2, 3, devono andare dentro questi spazi qua. Quindi mettere in posizione, e poi chiudete. E poi in automatico chiudete tutto, guardando sempre che questo cavo è in posizione, perché se è sotto la plastica non andrà mai giù. Cosa ne pensate? Quindi spingete, sentite fare anche dei clac, ma è normale, perché questi quattro cosini qua, ne abbiamo degli altri qui, guardate. Guardate un po' che ne abbiamo. Uno qua, un altro qua e altri due anche di qua. Ma quando io ho fatto così e ho chiuso, sono andati dentro. Guardate che va dentro. Ragazzi, praticamente non si può sbagliare. Anche qui dentro qui ci sono gli altri, ma se è tutto in posizione, direi che vi capita come sta capitando a me. Cioè che si è chiuso da solo. Spettacolo. Adesso che io qua ho tutto in posizione, mi vado a mettere le quattro viti. Okay. Così fermo tutta, diciamo, la mascherina sopra. Stretto le quattro viti, dobbiamo andare a fissare solo questo. Vi voglio far vedere qua davanti cosa c'è, ma l'avete già capito. Questi due dentini, quindi fate attenzione quando li togliete, si potrebbero rompere, che peccato. Però noi facciamo attenzione. E questi qua sono proprio quelli che vanno qua dentro, vi ricordate? In questo spazio qua. Quindi mettere in posizione tutti contemporaneamente e solo dopo spingere. Olè. Uno, due, tre. Ragazzi, siamo già pronti, pronti per andare su. Andare su è tutto più facile adesso, ragazzi, perché tanto oramai sapete già quello che io vado a fare. In più vedrete la chiave dinamometrica, quindi 80 newton, eccolo qua, quindi mi porto la mia bella chiave dinamometrica revisionata da poco, perché le chiavi dinamometriche vanno revisionate ogni tanto. 75, 80, quindi questa è pronta, questo lo mettiamo dopo. Abbiamo rispettato i suoi segni, infatti il volante è dritto. Speriamo che riesco a fare gli 80 newton, ma non dovrebbe essere tanti. Dovrei farcela. Proviamo, senza spaccare nulla. Purtroppo questa chiave, il brutto di questa chiave è che non ha la cricchetta, è fissa. Vabbè. Non riesco a riprendere, ma faccio così, guardate, mi giro un po' il volante, vado un po' oltre e poi riprendo più in alto. Mi sembra che era pronto per fare lo scatto. Proviamo, eh. Fatto lo scatto, mi fermo. 80 newton. Mi vado a inserire la spina, magari vi faccio vedere perché so che siete curiosi. E poi posizioniamo il cavo. Anche questa ha una posizione, al contrario non potete mettere. Ma di solito i fili, come si staccano, poi dopo rimangono così obbligati. Quindi, tac, rimettiamo sotto il filo com'era. Poi dopo siamo pronti per andare su con l'airbag. Spina in posizione, sì. Dai, che spettacolo, ragazzi. Sono riuscito a far vedere anche questo. Mettiamo in posizione l'airbag e poi track, track, track. 1, 2, 3. Ragazzi, abbiamo finito. Ma guardate che spettacolo. Sembra che ci manca qualcosa. Sembra che ci manca qualcosa. Non vedo l'ora di testarlo in strada. Andiamo a collegare le batterie. Cosa ne dite? E partiamo da questa, cosa dite? Allora, senza paura, diretti come un missile, mettete in posizione, spingete e portate sulla parte grigia. In teoria dovrebbe chiamarsi la spina in basso. Guardate, è andata da solo.
è andata giù da sola. Questa copertura era così e così. Dopo mi sistemo io tutto quanto. Andiamo a collegare questa spina qui. Chissà se si sente il tac dietro, ragazzi. Orecchio. No, non l'ha fatto. Non l'ha fatto. E poi in ultimo questo. Guardate questo quando va giù come bisogna fare. Lo mettete in posizione. Ecco, guardate, in posizione. Poi spingo dentro sta parte nera. Nel frattempo si è accesa la macchina. Oh. Allora. Ah, ok, non era giù del tutto. Una volta giù del tutto questo, dietro, è giù con la sicurezza. Per andare su con questo qua, mettiamo tutto in posizione. Tutto intorno, fate fare tutto clic, 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 clic. Ecco, guardatevi bene. Le, mi prendo il mio martello. Direi che posso chiudere anche tutte le portiere. E il paddone si è acceso. Adesso bisognerebbe vedere se è tutto funzionante qua. Sì. Allora, qui è il volume e ho visto che funziona. E sento anche la musica, non ve la faccio sentire per questioni di copyright. E questo invece è... Ok, funziona anche questo. Benissimo. Clacson funziona, direi che dopo andiamo a fare anche un giro in strada. Che bello. Spettacolo. Bellissimo. Ragazzi, dirvi che la sensazione è strana, lo potete percepire anche voi. Veramente strano. Certo che adesso qui bisogna prenderci l'abitudine. Io vi faccio un esempio su una Citroen C5, che chi la conosce sa perfettamente che la parte centrale di quella Citroen sta ferma, il volante intorno si muove, che se non fate attenzione, ci lasciate le dita dentro, mi è capitato, sapete quando andate dentro su una macchina non siete pronti a una cosa, ci ho rimasto quasi le dita dentro mentre sterzavo veloce. Quindi, voglio dire, strano per strano, questo qui è veramente, sì, bisogna prenderci la mano, avete visto un attimo come mi ha fatto? Quindi, solo questione di abitudine. Poi, adesso io sto sterzando così tanto perché mi trovo nei spazi stretti a far manovre, quindi un incrocio, girare, rotonda, ma potete immaginare che se vi trovate in autostrada oppure sui tratti a lunga percorrenza, di sicuro non sterzate così tanto, anche perché questo qui ha una sterzata di un giro a destra e un giro a sinistra, quindi ha una sterzata molto corta questa macchina, quindi potete immaginare con mezza sterzata di volante quanto sterza la macchina. Spettacolare. Che spettacolo, ragazzi, bellissimo. Rientriamo in officina per i saluti. Hans Show, autopart.com è il link del venditore che trovate nelle descrizioni del video e trovate anche il codice sconto, basta digitare meccanico per ottenere il 15% di sconto su tutti i prodotti che trovate all'interno del negozio. Oltre a questo link trovate anche il link referral che serve per acquistare la vostra prima Tesla. Ragazzi, che dire, che se questo video vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale che è totalmente gratis. Ultima cosa, attivate la campanella che serve per non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!